amici della Pallacanestro su FVG Sport Channel, buonasera, benvenuti da Giambosi nel palazzetto dello sport di Lignano Sabbia d'Oro. Basket Day, terza partita, Basket Day di Serie D regionale. Tutte le partite dei due gironi si stanno giocando qui a Lignano tra oggi e domani. Come detto, terza partita in campo in maglia blu, banda bianca, la Pallacanestro Monfalcone, maglia bianca, banda rossa, Sokol Aurisina. Una sorta di big match della giornata. Allora, partiamo subito con i quintetti. C'è qualche problema con il tabellone luminoso, però gli arbitri infatti adesso se ne stanno occupando. Allora partiamo con i quintetti. La Castello Falcone commette maglia blu, banda bianca, inizia il match con il numero 13 Matteo Rosso, con il numero 12 Andrea Carubin, con il numero 7 Mattia Capraro, con il numero 17 Alberto Scarel e col numero 11 Michele Facchini. Sokol inizia il match col numero 13 Sossi, col numero 18 Kujanek, col numero 14 Meliak, col numero 6 Nico Stockel, col numero 14 Jack Karcic. Allenatori sono il signor Andrea Gregori per Pallacanestro Monfalcone, Lazarensky per Sokol Aurisina. Ora 0-0 il punteggio. Partiamo da Pallacanestro Monfalcone, un breve report. Retrocessa l'anno scorso dalla Serie C2, è cambiata parecchio in estate, ha salutato Bartolini, Vuole e Nardella, ha accolto tra le sue file però un grandissimo trio di senatori, noto canestro di Cherubin, ovvero Riccardo Tessaro della Falcon Star, Denis Porcari e il pivot Franceschi. Franceschi e Minocci non sono della partita, in panchina invece c'è Tessarolo. La PM è una delle squadre candidate alla vittoria finale, sicuramente a un campionato di vertice. Ricordo la formula, le prime 8 di due gironi giocavano dei playoff, andranno su 2. L'altro anno in panchina per la Pallacanestro Monfalcone c'era l'inizio stagione Cicciarella, poi Battini. Quest'anno la panchina è stata affidata ad Andrea Gregori, giovane triestino, tanti anni da vice la Sovrana Trieste, poi esperienza di allenatore Basket for Trieste, segretario operativo della Pallacanestro Trieste. La prima, diciamo, panchina fuori da Trieste. Un giovane molto bravo e si vede subito una soluzione tattica, ovvero in campo un doppio playmaker, Cherubin e Capraro. Parleremo di loro, intanto Karcic, peccetta della casa, la tripla, proprio Altano, il Basket Day, Karcic decise le sorti di Romasco, una tripla allo scadere. Il Sokol in stagione ha sudato invece in estate sotto Visciano, che è diventato operativo come direttore sportivo, ha fatto subito due grandi acquisti, il numero 14 Jack Karcic, un falconese doc, un passato con la Falcon Star Monfalcone in Serie B e con la Pallacanestro Staranzano, un giocatore di grandissimo talento. È arrivato anche Kana Babic, ex Olbia, ex Pallacanestro Trieste, ex Bor, tiratore mortifero. Due giocatori che impreziosiscono non poco il roster del Sokol. Sokol che però ha qualche assenza oggi, manca Sasco Ferfoglia, che per la Serie D è un crack, manca anche Gregor Budin, fratello di Ian, quindi ambe due formazioni con problemi di roster. Tanto Facchini, ex Pallacanestro Ronchi, in angolo per Rosso, un piazzato, lui sacca, 4-0 per la Pallacanestro Monfalcone dopo quasi 3 minuti di partita. Alza pressi in tutto campo la Pallacanestro Monfalcone, squadra molto giovane che farà sicuramente dell'intensità difensiva e offensiva al proprio marchio di fabbrica. Tanto Sossi in palleggio, perde una palla banale, Facchini 2 contro 1, rischia la stupidaggine, la palla arriva tardissimo a Cherubin, alla fine l'ultimo tocco nella maglia biancorossa, però per il resto Monfalcone e ne ha fatti specie Facchini. Potevano gestire meglio questa transizione offensiva, anzi questo contropiede 2 contro 1. Rimessa cervellottica
servito che Rubin su di lì Meliak. Facchini su di lui Stockel, ex Boro, anche stato anche il capitano del Borodesca. Nico Stockel, che totalmente è un collega, giornalista, telecronista e via dicendo, per Primorsky. Sossi, hesitation, che Rubin però ha due gambe incredibili per marcarlo, commette fallo. Rubin che inizia a giocare con l'altra squadra in Serie D di Monfalcone, che adesso non esiste più, in Hub Monfalcone, dopo una gran stagione. Dicevo che Rubin ha fatto una stagione con i Nab, sotto canestro d'autore di Stockel, che lo mise in luce per la chiamata Ronchi, dove si consacrò una buona stagione tra un C2, a grandissimi mezzi fisici, un classico playmaker da sbarco. Quello che gli manca ogni tanto è il raziocinio e qualche lettura, se non serve un giocatore di categoria superiore senza dubbi. Altro giocatore quanto interessante, numero 7, Capraro, tornato al basket, in realtà non è stato parecchio fermo, è entrato a gennaio, gran voglia di giocare. È uno che secondo me forse gli manca un po' di convinzione, perché ha grandi mezzi, tutto è molto intelligente in campo. È noto Rosso, terzo punto per lui della lunetta, 5-2 per la PM. Punteggio invariato, questa volta il tiro libero esce, rimbalzo, fa la voce con Stockel. Bossi viene battezzato, deve prendersi questa tripla, e un in e out. Facchini strappa rimbalzo, serve il contropiede Rosso. Capraro, ancora Facchini, piccolo con Scarel, non si è visto tanto il lungo, uscito nell'ardetta, tocca nel strone di Capraro, 2-7, si fa sentire in panchina Gregori. Meliak, un gran giocatore, un passato alquanto importante per Meliak, ancora passione, a ottobre farà 40 anni, ancora passione per mettersi in canottiera e andare a far legna, e che legna per lo Sokol. Ancora nessun cambio, siamo quasi a metà del primo quarto, 2-7 per la PM, le sta difendendo bene. Meliak si alza per un pick and roll con Sossi, viene servito, partenza stessa mano, stessa gamba, il tiro errato, Karcis però fa onde sotto canestro, poi alla fine è fischiato un fallo di confusione. Karcis aveva perso la maniglia, però bene per Sokol, che è stato ravvisato un contatto falloso. Sì, riprende quindi con rimessa sotto canestro per Sokol, con 14 secondi per andare il tiro. Bisogna provare, perché però qualcuno fitto per terra, quindi è sudaticcio. Panchina importante per le due squadre, da una parte per lo Sokol c'è, come detto, Kanababic, mentre per, sì, è anche Denis Dolia, classe 82, anche lui un paio di anni con lo Yadram. La fai constare, già detto di squadra nella PM, che do venia ai amici da casa che ci stanno seguendo in diretta streaming, nella PM, oltre il citato Tessarolo, c'è anche Riccardo Cisilema, parleremo di lui quando entrerà in campo. Assente dal parquet da un anno e mezzo, un giocatore martoriato degli infortuni nella sua carriera. Un po' rotto il ritmo nelle ultime azioni, causa anche questi break per pulire il rettangolo di gioco. Fatta la rimessa, Capraro ribalta per Rosso, attacca il fondo Rosso, bello scarico per Capraro, con i piedi ben rivolti a canestro, solo Cotone. Una bella PM in questi primi minuti, 2-9 il punteggio. Sossi, doppio blocco, passa vicino a Stockel che parola in aria. Giocano up and down i due lunghi, Karcic serve Stockel che segna il suo quarto punto filato, tutti i punti dello Sokol sono ad opera di Nico Stockel, che nasce playmaker. Però siamo un giocatore alquanto intelligente, si è riciclato bene in carriera. Scarel, ma di solo agonismo, attacca a Karcic che lo stoppa e guadagna anche la rimessa.
Ecco il cambio per la PM, esce Rosso e rientra dopo un anno e mezzo negli infortuni. Riccardo Cicilì, subito una bella immagine, 5 alto con Jack Arcic, i due sono anche cugini, se non pensate. Hanno giocato, se non sbaglio, insieme in qualche edizione della Falcon Stars o di Staranzano, quando erano in C1, ma potrei sbagliare. Stockel, memorabili anche le battaglie a livello giovanile tra Nico Stockel e il suo Bor, Riccardo Cislin, la sua Ital Cantieri, come si chiamava la squadra di Monfalcone all'epoca. Cislin è forse uno dei più forti talenti mai prodotti della Besiaccheria, da giovanissimo a Proda Cividali in B2 con Andriola, quando la B2 era un campionato praticamente professionista, con tantissimi giocatori di assoluto livello, fece benissimo insieme anche Diviac, Benigni e altri tanti, Charlie Nobile, la team manager della GSA Udine, tanto che Rubin da 3 non va. Poi la sua carriera ha avuto parecchi problemi per infortuni, caviglie, ginocchia che l'hanno martoriato, se no veramente staremmo parlando di un giocatore di un 3-4 piani superiori. Ancora Stockel, Stockel 6, PM 9, time out chiamato dalla pallacanestro Monfalcone. Finisco il discorso su Cicilì, solo gli infortuni hanno fermato, movimenti da pantera, un crossover giordaneggiante, però purtroppo caso veramente ginocchio e caviglia, non è riuscito mai a esprimere tutto il suo enorme potenziale. 3 minuti e 44 sul cronometro, 6 Sokol, 9 PM. I 6 punti del Sokol Auresina sono tutti ad opera di Nico Stockel, che troppo facilmente sta facendo la voce grossa sotto le plance. E allora subito time out chiamato dal coach Gregori, parla molto coi suoi. Time out finito, squadra in campo. Ancora nessun cambio. Per il Sokol non fa nessun cambio neanche la PM. Prima è uscito Rosso, è entrato Cisilin. Cisilin che parte da 4, 4 tattico. Facchini. Poi si apre subito Cicilin da esterno, praticamente attaccano 5 fuori la PM in questo frangente per far penetrare anche Rubin. Penetra bene, trova Cicilin che, eccolo qua, una partenza, diciamo la cattiva, di rabbia pura. Solo col fallo riescono a fermarlo. Allora, pronto il primo cambio anche per Sokol. Come detto, alto gran giocatore come Stefano Babic, è uscito meglio che entra Stefano Babic, ex Olbia, ex, se non sbaglio, Servolana, Bor e un passato importante con la Pallacanestro Trieste. In sacca terribile Cicilin, uno su due all'imbalzo Karcic, svita la lampadina, 5-10, 3 minuti abbondanti sul cronometro. Sossi, solito doppio blocco alto tra Stockel e Karcic. Rubin cattura rimbalzo, però col piede pesta la linea, rimessa quindi per Sokol. La PM sta marcando bene Karcic, il Sokol riesce a trovare buoni spunti in fase offensiva solamente da Stockel. Ora però è entrato Babic, subito un doppio uscita per questo tiratore mortifero. Sossi, Janez, Karcic, Scarelli esce forte su lui, non si deve attaccare Krubin, perde la maniglia e poi rischia il fallo antisportivo. Male in questo frangente Sossi, poi onestamente non ho una grandissima idea di questo fallo perché è in regime di bonus.
il Soccoli, quindi due tiri liberi praticamente gratuiti per Facchini. Due su due di Facchini. Cinque a 12 per chi difende. Babic qua ha marcato male. Graziata la difesa della PM. Poi Cherubin cattura rimbalzo, subisce un fallo di Kojanec, che credo uscirà, ed entra Daneu. Sacca il primo Cherubin. Due su due del Dwayne Wade di Villaraspa. 5 a 14 più 9 per la PM, che alza presso in tutto campo. So si ha parecchi problemi per superare metà campo difensiva. Daneo, idem Capraro. Confeziona un recupero importante, serve Cherubin solo il soletto. 6 a 16. Notte fonda per il Soccol. Credo che i problemi maggiori per l'attacco della squadra del DS Visciano siano proprio in cabina di regia. La PM sta sfiancando i portatori di palla biancorossi, che però, bisogna dire la verità, non sono per niente impeccabili. Palla persa, un paio di palle perse quanto banali di Sossi. Poi è entrato in campo Daneo, qua anche lui ha perso una brutta palla. Squadra in campo, fallo di Facchini su Carcici, i due hanno giocato insieme nella Falconstar Monfalcone in B2, nella stagione in cui la Falconstar ottenne la salvezza nello spareggio fratricida con di Rosazzo a Pordenone. Ancora del signor Paolo Montena. Facchini, se non sbaglio, era il giovane. Un'infrazione di passi di Stockel. È entrato intanto il numero 5 Pertot al posto proprio di Sossi. Nessun cambio per la PM. Cicilin contro Stockel. Cicilin in e out. Karcic in qualche maniera controlla, porta a casa un fallo ingenuo di Scarel. Vogliono dire due tiri liberi, perché anche la PM è in regime di bonus. 2 minuti 12 secondi alla fine del primo quarto. 6 a 16 il punteggio. Il sacco a tiro libero Karcic. Uno su due di Karcic, 7 a 16. Arriva un primo punto per il Soco che non si occupa di Stockel. Cherubin contro Daneo, altro passo, serve Capraro, ha un gran Kenyo davanti a sé, il tiro però è lungo. Cherubin in tap out, palla in mano a Facchini. Ne ha di più fisicamente la palla canestro Monfalcone. Cherubin deraglia, eccola qua la lettura sbagliata, qui accennavo prima. Pertot, ex ball, Daneu, Babic a rimorchio, non va la tripla. Il bacio solo maglie blu. Cherubin accelera, segna e subisce il fallo. Andrea Cherubin. 7 a 18 il punteggio, più 11 per la squadra bisiacca.
Esce Scarelli, entra Riccardo Tessarolo, che ha praticamente giocato con questa presenza ufficiale con la PM, ha giocato con tutte le squadre del mandamento. Fai con Star Monfalcone, Staranzano, anche Nab, Monfalcone, Fogliano. Questo non per dire Tex che sei un mercenario, chiaramente sto scherzando, siamo amici, avevo promesso una battuta del genere. Recupera Capraro, si vuole 1 contro 0, tipo il terzo recupero di Capraro. 7 a 20 per la PM. Sono sul discorso di Tessarolo, ma anche di Meglia che Karcic. Non vengono prodotti più giocatori del genere. Avere in campo un Tessarolo o un Karcic vuol dire giocare con un playmaker in più. Karcic voleva un fallo, avete un altro avviso. Rimessa per il Sokol con 2 secondi per andare il tiro. Gli abiti, non l'ho detto, sono Gregoratti e Cotugno. Pronta la rimessa. Babic, Daneu, non si accorge che deve tirare. E questo è un brutto segnale, perché dimostra che il Sokol anche mentalmente non è in partita. Nessuno si era accorto. Tessarolo stoppato da Karcic. I due sono tutti compagni di squadra a lungo, anche avversari, si conoscono da una vita, sono ambedue classe 78 se non sbaglio. Potrei sbagliare, no? Karcic ha qualche anno in più, forse. Sono poco informato quest'oggi, ammetto le mie lacune. Stoker, Karcic. Mismatch con Cherubin, palla per Stoker così così, Pertot a spazio, prende il tiro, altro errore, l'ultimo tocco poi della maglia blu, rimessa per il Sokol. Entra Dennis Doglia, classe 82. È uscito Daneu, che non ha lasciato il segno. Karcic tanto smanaccia un po' con Tessarolo, come detto i due si conoscono da una vita. Stanno affrontati, finisce il primo quarto, ma che io sono poco concentrato. Rimando il discorso per il secondo periodo, ricordo il punteggio, 7 Sokol, 22 PM. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramica, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità. I valori vincenti del gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Dor 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente.
tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Zanutta S.P.A. 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e due punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, da Percoto. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi oltre la professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso, lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Tutto pronto per il secondo periodo di PM per la canestro Moffecone, Sokol Aurisina, primo quarto, che sorride la squadra bisiacca di coach Rigori, 22-7, ordine con i quintetti, PM in campo col numero 5, Cisilin che brucia subito la retina con un'uscita dai blocchi, l'Antonello Riva resta un tempo, insieme a lui, numero 6, Zucon, l'uomo illustrato, il numero 19, Tessaro, il numero 12, Cherubin, il numero 7, Capraro, il Sokol risponde, il numero 6, Nico Stockel col numero 8 Sardoc, se non sbaglio, numero 11 Canababic, numero 20 Robatin, chiude il quintetto, numero 10 Denis Doglia. Alcune indicazioni dei vari quintetti, la PM solito assetto, Cherubin Capraro, però due playmaker in campo, Cisilin nel suo ruolo più naturale da esterno, con da tale a piccola, sotto le planche, Tessarolo e Zucco, subisce subito un fallo di Doglia, fallo di un'esperienza qua di Doglia. Il Sokol invece, vediamo chi sarà adesso il playmaker, credo Crovatin. Agirà con Doglia da 5 e con Babic e Stock a ruotarsi i spot di ala forte e ala piccola, a seconda dell'avversario che hanno di fronte. Dopo uscita per Cisilin, viene proprio premiato Cherubin, Tessarolo. Piccheroi con Cherubin. È un pick and pop, poi Zuccon, che Zuccon tra parentesi ha anche un passato da pugile, 43 incontri a livello dilettante, di cui se non sbaglio 41 vittorie, tanti punti però, 10-24 il punteggio, Tessarolo subito bene a Cisilin, cattura rimbalzo Tessarolo, Zuccon. Con tanta energia per Zuccon, parleremo di lui, qualche aneddoto da telecronaca. Il bello di questa partita è ci sono giocatori in campo che si sono affrontati una marea di volte o che hanno giocato insieme, e il tutto dà un po' più di pepe questa sfida. Cioè, quando vedo Cisilin che serve sotto canestro Tessarolo, marcato da Karcic,
alla sua sinistra Kana Babic, vicino Denis Doglia. Sembra che il tempo sia mai fermato. Non devo guardarmi la serie tua anni 90 prima di venire qua, perché ho un momento vintage nostalgico adesso. Zuccon ci sta mettendo un'energia pazzesca, c'è però inflazione 24 secondi. Fatta la rimessa per il Sokol, Krubin Franco bolla in difesa a Sardok. Krubin ruba un altro pallone. 10 a 28 per la PM. E anche un altro livello fisico, la squadra bisiaca rispetto al Sokol. Io a questo punto farei portare sul pallone a Stock, come detto un passato da point guard. Sardok serve Babic, deve fare qualcosa Kana Babic, attacca Tessarolo, prende un tiro in testa Tessarolo, è un piccione viaggiatore. Krubin Tessarolo stava già pensando il tiro, scivola il pallone, rimessa per il Sokol, sotto di 18 punti, 7-14 ricordo il punteggio, no, scusate, 10 a 28 il punteggio, 7-14 è il tempo sul tabellone. Io veramente farei portare sul pallone per il Sokol a Stockel. Attacca Cisilin, Doglia, una zona di competenza. Salito Stockel, Doglia quando era juniores era considerato un prospetto incredibile nell'altipiano carsico. Otto Cisilin dal parcheggio dell'Aqua Splash, tiro sul primo ferro. Perché? Perché era un'ala piccola, fisicamente esattamente come adesso, leggermente più agile. Ed era un signor giocatore. La coppia magica Doglia Pauletic con Sasha Krkalic da point guard. Krubin. È stato anche Rosman in campo, numero 10. Pochi minuti or sono. Zuccon porta a casa il fallo di Doglia, che non riesce a marcarlo. A livello di quoziente di palla canestro, con tutto l'amore quello per Zuccon, Doglia è un giocatore che ha sempre giocato nella sua carriera, non si è mai interrotto. Ha giocato anche in categorie superiori, però Zuccon fisicamente veramente una tira molla. Qua proprio si è proprio visto Doglia scarico di gambe, Zuccon gli ha danzato intorno come un pugile. Due su due di Zuccon, l'uomo illustrato, annovera tutti i personaggi dei Simpson, compreso Barney, sul braccio destro, ma il tocco di classe sulla schiena, infatti magari se avete confidenza chiedo di mostrare il tatuaggio. La canottiera di Dennis Rodman su tutta la schiena, poi è un gran personaggio, amante veramente del gioco. Grandi discussioni sul basket, un altro triplone di Babic, c'è una discussione tra me e lui, non ci si vede, vado il basket serbo-croato, più che altro i giocatori che hanno fatto la storia come Divac e Sabonis. Tripla Cisilin che non va, a parte Babic, è stata sua tripla un po' di linfa al Sokol, Babic per Stock, pensa al tiro, però Cisilin vicino a lui. E questa è la furbata di Riccardo Tessarolo. Qua secondo me l'arbitro non ha assolutamente visto, perché non poteva vederlo fisicamente l'azione, perché era coperto da due giocatori. Tessarolo col suo movimento di urlare mia e andare spedito in attacco, si portò a casa la rimessa. Come detto, giocatori come Tessarolo, Karcic non vengono più prodotti ed è un peccato.
Intenzione di passi del Tessalonia. Non esce Cesilì e entra Facchini. Buon impatto Cesilì sulla gara. Sossi, dopo uscita per Babic, tira in testa Facchini, non va, un balzo lungo per Rosso, può ripartire, 1-4, qua rientra bene in direzione difensiva del Sokol. Protesta la panchina del Sokol, l'ha rimessa proprio a favore, in questo momento non l'ho visto. Facchini. Rosman attacca il fondo, ottimo scambio per Zukong, mette a posto i piedi, spara la tripla corta ma era un buon tiro. Sossi. Stock. Dogli vuole tornare il favore a Zukong, in parte lo fa, porta a casa il fallo. Maggior tonnellaggio qui per Doglia. Doppio cambio pronto per il Sokol. Meglia con 15 o 14 Karcic. Escono Babic e Stock. Entrano due veterani ed escono due veterani. Vi ricordo la partita delle 21, girone ovest. Non cambiate canale, non cambiate sito. Porto Guaro tricesimo. Non va il secondo tribù di Doglia. 14, chi difende 30, chi attacca. Rosmanit. Zukon, Rosso. Pick and roll. Rosso non lo sputa benissimo, Doglia me ne ha copiato su di lui, c'è un uomo libero, Tessarolo. C'erano un tre falli in questa azione. Prima volta vedo Gregorio in panchina, non mi dispiace. Sto trasmettendo bene le sue idee della squadra. Che gioca una bella pallacanestro. Soprattutto Facchini alto qua al sinistro, soprattutto mi piace perché sta sfruttando le caratteristiche principali dei giocatori. Carci secondo Tessarolo, non marca bene Tessarolo, gli ritorna la stoppata, rimessa per il Sokol. Doglia, botte da Orbi sotto canestro. Meliak da tre, l'ex Iada non va la sua tripla, anche un po' sfortunato il Sokol. 14-32, 3 minuti abbondanti alla fine del secondo periodo. Tessarolo dal casello di la tisana, non va la tripla, a rimbalzo tante botte, ne finiscono terra in tre. Facchini male male, ha preso un colpo in faccia, speriamo nulla di serio. Una di grave per Facchini che si rialza. Fallo di Rosmanit, reo di aver trattenuto. Pronta la rimessa Robatin. Robatin attacca il fondo, Rosso male bene su di lui, tiro errato, meglio che lotta a rimbalzo, ci sta mettendo tanta voglia il numero 15, metto 40 anni a ottobre. Entra Daneu per Sokol con il numero 4, esce Krovatin. Facchini,
prende una tripla giusta perché l'ha battezzato. Rosmanet. Botte da Oli, da Zuccon e Doglia. Zuccon attacca al centro dell'area, rischia a farlo in attacco, sbaglia il tiro, cattura il rimbalzo, errore. Daneu. Sossi. Subisce fallo. Fallo di Rosmanet. Esce Zuccon che ha avuto un impatto importante nella partita, sia in termini di punti, sia in termini di falli subiti. Rientra Scarel. Due dribbli per Sossi. Non va il primo. Il secondo assegno. Tessarolo, servito da Rosmanet. Scarai, servito male da Rosso. Ma può ripartire il Sokol. Intanto in campo anche il numero 9 Coloni, che sbaglia un po' il tiro. Spacchini se lo lumeggia. Sembrava Alberto Tomma ad Albertville. 15-32 punteggio, siamo negli ultimi 100 secondi del primo tempo. Karcic da distanza siderale, non va la sua tripla, rimbalza nelle mani di Coloni, extra possesso per il Sokol che è sotto di abbastanza, 17 punti. Sossi fuori dagli schemi, su tripla corta, rimbalza di Sarolo, smanaccia, porta a casa il fallo, Rosso subito, poi il Daneu. Fatta la rimessa a Facchini, porta a casa un fallo di Coloni. Facchini dietro la schiena, supera metà campo agilmente, ignora Tessarolo, lo serve, Tessarolo mette a posto i piedi, qua è un tiro un morto, non questa volta. Tap out di Facchini. Guarda Tessarolo, Rosmanet non guarda neanche il canestro, Facchini che è una schema 1, classica doppia uscita, viene servito da Rosmanet, Tessarolo pronto al raddoppio di Coloni, Scarel deve tirare, Scarel dei 24, sta per entrare la tabellata di Dios, non va, riparte da Neo 3 contro 3, Meliak attacca Tessarolo, buon controllo di gambe, serve Karcic, è ancora un buon passo, trova il Pertugio e segna un canestro da autore veramente. Ma veramente un canestro qui d'autore di Karcic e time out in la panchina della Palestra Monfalcone. Non va il tiro supplementare di Karcic, 17-32, tabellone di Lignano, veramente non facilita il nostro compito. Pessima visuale, sia del tempo sia del punteggio. Cislin, anzi Tessarolo, attacca il fondo, Rosmanet, bell'attacco della PM, infatti applaude tutta la panchina, non va a tripla di Rosso per un bel attacco, ma gioca molto bene la PM. Ultimi 24 secondi di secondo quarto, non può andare fino in fondo il Sokol, discrepanza nei 2 km di 6 secondi, Karcic contro Tessarolo, Karcic
non trova il canestro. Facchini cattura rimbalzo, 3 contro 3, 8 sono i penali tiro. Facchini slalomeggiante, magia, e il tiro entra. Poi rimessa da film horror, il Sogo che viene graziato. Finisce un primo tempo che sorride alquanto alla pallacanestro Monfalcone. 34 a 17 il punteggio per la squadra bisiacca. Piccolo break, poi nuovamente assieme. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramica, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Dor 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Zanutta SPA, 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e due punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, da Percoto. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Rimessa per il Sokol. Un saluto ai 20 eroi internauti che ci stanno seguendo. Scriveteci le vostre opinioni sulla pagina
Facebook oppure anche sulla pagina diretta streaming. Leggeremo in caso i vostri commenti. Due tiri liberi per Garcic. Sacca il primo Garcic, 20 a 34, non si è sentito tantissimo, ma questo è un po' un leitmotiv del basket day anche di Serie C. Gioca in campo neutro. Sbaglia il secondo tiro Garcic, però extra possesso per Soko che sembra essere entrato bene dagli spogliatoi. Stock non va il suo tiro. Ora in mezzo Scarell tocca per Rubin Confezione al recupero. Rosso in angolo per Capraro. Facchini finta la tripla, serve Scarell. Rivedibile il tiro. Ultimo tocco di una maglia blu, rimessa per Sokol. Passati un minuto e qualcosa di terzo quarto. Bene, bene, anzi, meglio il Sokol della PM in questo avvio. Sossi. Passa a metà campo difensiva. Pick and roll con Babic che è un pick and pop. Babic bloccato da Karcic, la lomeggia, trova un pertugio. Scarell abbassa la mano. Protesta la panchina della PM, però secondo me qua fallo c'era. Due tiri liberi quindi per... No. Lui messo al fondo. Cioè, sarà fallo da due tiri liberi. Ma tutta la vita. Stock servito da Babic, il tiro entra, un po' di fortuna, 22 a 34, 5 a 0 nel parziale in questa terza frazione. Capraro, ancora Facchini che lo blocca. Capraro si trova accoppiato con Stock, mismatch evidente, fallo di Stock, primo cambio da PM, esce Scarell ed entra Tessarolo. Rubin, palla brutta per Tessarolo. Rosso se si prende il tiro, piccano oltre 2, Rosso sbaglia il tiro. Tra parentesi, mi pare che Tessarolo e Rosso siano, cioè che Rosso sia il cognato di Tessarolo. Time out chiamato dalla panchina della PM. Coach Gregorio vuole correre i ripari. Più che altro non è entrata in campo con la giusta cattiveria agonistica per questo Mofeconi in questo terzo periodo. Time out, squadre in campo, non vedo cambi per Sokol, non vedo cambi neanche per la PM. Stessi 10. Babic contro Rosso, 8 si prende il tiro. Garcic a scala di 24, il tiro è corto. A parte che Rubin attacca lo spazio, che Rubin sbaglia, cosa più facile, però il tiro
Sossi, pick and pop con Stockel, Sossi a testa bassa, porta il fallo di Facchini. VTB per Sossi. Qua secondo me ha fatto la scelta sbagliata, però almeno ha portato a casa il fallo. Sossi, sempre Babic, piccolo con Karcic, cambio difensivo, Tosoma è coperto a Babic, Karcic è coperto con Rosso, viene servito Karcic, porta a casa il fallo, rimane per terra, Karcic per un uomo di Sario, pronto ad entrare in campo Cisilin, vediamo chi esce. Esce Facchini, credo che il fallo alla fine sia il suo, perché ha fatto falli Facchini. Per Karcic che sembra essere ristabilito, sacca prima della lunetta, mi sacca anche il secondo, l'ex Romans. 24-34, non ha ancora segnato la PM in questo terzo periodo, partita di 7-0. Rubin con la rossa, attacco perimetrale da PM, se sarà la spazio prende la triple, un out in e out, allora riparte il Sokol, Babic tiro corto, Rubin attacca Sossi che prova a marca bene questa volta, ci si è ribalta al lato con Tessarolo, Capraro in step back, altro tiro corto, Kojanec non fa taglia fuori difensivo, il suo coach l'applaude e onestamente sarei impazzito in panchina. Altro possesso per la PM con 10 secondi per andare il tiro, Cherubin contro Kojanec, Cherubin se lo mangia sul boccone, però ancora sfortunato, il suo tiro esce. Già il secondo tiro che riesce così nel terzo periodo. Sossi la mette sulla velocità contro Cherubin, sbaglia anche lui come suo diretto avversario, un tiro comodo. Allora Cisilin, felpato come sempre. Gran palla per Capraro. È stato bravissimo a farsi trovare sotto canestro solo il soletto. Passaggio quasi smanacciata la Jason Williams, ovvero White Chocolate. Cisilin recupera il pallone, serve Cherubin, ancora Capraro, si trova a suo agio nel ruolo di guardia. Credo però la lunga, secondo me si sposterà lui point guarda, durante la stagione, Cherubin guardia. Qua c'era fallo in attacco tutta la vita su Cherubin. Sossi, Stockel che è un buon tiratore piazzato, infatti lo dimostra. L'ex Borradenska, Nico Stockel, doppio cambio pronto per il Sokol, escono Sossi e Kojanec e rientrano Meljak e Sardoc.
Ecco qua Caprano, infatti, da playmaker ha anticipato la mossa di Gregori. Ecco Robin da guardia. Cisilin, ancora Cherubin. Contro Stock, rischia i passi. Serve Rosso in angolo, tiro corto. Extra possesso per la PM, Cisilin dal casello di Latisano, non va la sua tripla. Cherubin si impegna a rimbalzo, Tessarolo, extra possesso. Cherubin, tressione per andare il tiro, in angolo per Capraro, non va su tripla, Kartic fa la voce grossa a rimbalzo. Stock, Meliak. Altro possesso per Soko, Kartic da tre, Ponti, solo Cottone e occhio che Soko si fa di nuovo sotto, 30-36 punteggio, 3 minuti alla fine del terzo periodo, 13-2 il parziale in questo terzo periodo. Caparo sbaglia un tiro comodo, ha fatto tutto bene, nel momento in cui il canestro è piccolo piccolo per la PM, braccetto di tennista andato per Koyanets, può ripartire allora canestro Monfalcone. Cherubin attacca il fondo, meglio che non lo può marcare, ma Cherubin non riesce a trovare i punti facili. Esce Rosso e entra Rosmanit. Serie di blocchi, libera il Capraro. Cherubin, meglio lo aspetta, poi col fisico fa sentire la presenza, segna e subisce il fallo. Cherubin muove il punteggio da PM, riporta i suoi a 8 punti di vantaggio, 30-38. Ci sarà un tiro libero supplementare o cataccia di Meliak all'arbitro. In sacca anche tiro supplementare Cherubin. 39-30, 2 minuti e 46 secondi alla fine del terzo periodo. Koyanets sotto di velo con Stock, Babic pronto, Kacic col pick and roll. Babic, nonostante le ostruzioni del Tessarolo, segna una tripla siderale. 33 chi difende, 39 chi attacca. Non va a triple di Tessarolo. Meglia che recupera in qualche maniera il pallone. Sardoc attacca fino in fondo, Cherubin difende molto bene. Tessarolo mette a posto i piedi, tiro da due, lungo, sta litigando col ferro Tessarolo, poi la cade nelle mani di Capraro con una finta, fa saltare l'avversario, segna due punti importanti per i suoi. Time out immediato chiamato la panchina del Sokol. 33 Sokol, 41 per la canestro Mofalcone. Thank you.
squadra in campo. Perde palle in modo banale Sardo. Fatta la rimessa, Rubin su lui, Meliak. Rubin, serie di finte, ma Meliak con esperienza la contiene. Capraro, fallo di Andro Pertot. Non è in bonus il Sokol, siamo quasi nell'ultimo minuto del terzo periodo. Fatta la rimessa per PM, Corubin, Cisilin contro Stocco, e 4 secondi per andare il tiro. Assegno 33-43. Partono per Karcic, 8 secondi per andare al tiro, Meliak deve inventarsi qualcosa, chiude il palleggio Meliak, serve Babic, mette a posto i piedi, tiro è lungo, vuole ripartire la PM, 40 secondi alla fine del terzo periodo, 33-43, Tessarolo trova la via del canestro, urlo liberatorio per Tex. Poi sghignazza con Karcic, 33-46, torna più 13 a PM, poi c'è un foglio di Tessaro su Babic, 2 tiri liberi per Babic, 5-0 di parziale. Poi 2 minuti fa si era sul 30-36 in favore della PM, adesso siamo 46-33. Due soli di Babic. Capraro. Tessarolo, Rosmanit, Carubin. 9 soli per andare il tiro. È la fine del periodo. Rubin. Sembravano passi. Viene stoppato da Babic. 3 secondi alla fine del periodo. A 3 secondi per andare il tiro la PM. Rubin, serve Cisilin che si incarta, rimessa quindi per il Sokol che ha un secondo abbondante per andare il tiro. Babic, preghiera da un campo all'altro, finisce il terzo periodo, 35 Sokol, 46 PM. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità. I valori vincenti del gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Dor 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di credito cooperativo di Manzano.
crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente, tutto secondo il criterio della massima qualità, soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Zanutta S.p.A. 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e due punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, da Percoto. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi oltre la professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Squadra in campo, ultimi 600 secondi per la canestro Monfalcone Sokol Aurisina, 35 chi difende, 46 chi attacca. PM in campo numero 19, Tessarolo, 5 Cisilin, 12 Cherubin, 10 Rosmit, 7 Capraro. Fino in fondo Cisilin, fallo in attacco, ma Meliak era dentro il cilindro dove tutto vale. Di protesta giustamente Gregore. Sokol maglia bianca, banda rossa. In campo numero 6 Stockel, 4 Daneu, 5 Pertot, 15 Meliak, 10 Denis Doglia. Pertot, inflazione di passi Daneu. Entra Zuccon per la PM numero 6. Riesce Tessarolo, importante la triple di Tessarolo, non prima. Capraro, Rosmanit, velo con Cisilì, Cherubin, si immagina sul balcone Daneo, però non trova il pertugio giusto. Rosmanit, domanda anche il canestro, Cisilì deve fare qualcosa. Partenza di passi eloquente la Biale Cisilì. Io non lo so, non ho visto benissimo, può derivare. Mi fio i due in grigio che sono Gregorati e Cotugno. Partita non facile da arbitrare questa. Tanti giocatori di livello in campo. Le vecchie Volpi. La rimessa per il Sokol, 15 secondi per andare al tiro. Stockel
fallo di Rosman su Stock che protesta un po', ma il fallo del sacrosanto era dietro l'uomo. Lì bisogna cercare di andare davanti all'uomo per togliere la linea di passaggio. Ce lo marchi dietro, 9 volte su 10 fallo. Daneu, deve Meliak. Pick and roll con Doglia, Meliak, Daneu deve prendere questa tripla. Lunga, a rimbalzo, Doglia, cattura il pallone, grazie al lavoro scuro di Meliak. Aveva 2 tiri liberi. Inciacca il primo, Doglia. Sacca anche il secondo. 2 su 2, 37-46. Capraro. Cherubin, esta per Zuccon. Bella palla di Cherubin per Zuccon. Sacca un gran canestro qui l'uomo illustrato. 37-48. Cambio, entra Sossi per il Soccolo ed esce Bartot. Soprannome di Zuccon che deriva da Charles Michaels Michaels, ovvero uno dei personaggi, dei protagonisti di Blade of Glory, o anche secondo me uno dei personaggi meglio riusciti a Will Ferrell. Meliak da lontanissimo. Non va il tiro, non tocca nulla, rimessa quindi per la PM. Capraro. Bravissimo qui Capraro, premiato col canestro. 37-50 più 13, 7 minuti abbondanti al fine dell'ostilità. Sossi, pick and roll granitico con Doglia, cambio difensivo della PM che su questi blocchi cambia spesso. Stocker attacca a Rosmani. Fischio di Gregoratti. Esce Daneo, rientra Kojanec. In sacca il primo tiro libero Nico Stockel. Uno su, 2 su 2 per Stockel, 39-50. Cherubin porta con la fallo di Kojanec che ne ha fatti un paio prima del fischio. Capraro, Cicilin rolla bene sul perno, poi porta a casa il fallo di Stockel, rimane allacciato con Doglia, smanaccia un po', poi due si danno il 5. Capraro servito bene da Rosmanit. 34-52 più 18 per chi difende. 7 minuti e 10 secondi alla fine dell'ostilità. Sossi passa sul blocco di Doglia. Di potenza qui Doglia. Cicelin da lontanissimo, che tripla quella di Cicelin. 41-55, ammazzata su mano del Soccol.
fallo di Rosmanet che si aggrappa su Stockel. Esce Zucco, entra Scarel, quarto fallo di Rosmanet, quattro falli anche Facchini. Tanto non è, se esce Meglia che entra Babic. Ci sono due tripli per Stockel. Se segna il secondo entrerà Karcic al suo posto. Il sacco è il primo Stockel. Uno su due, rimane in campo Stockel. Cherubin perde la maniglia, si è un po' spento nel secondo periodo. Cherubin. Babic consegnato per Doglia, poi commette infrazione di passi sacrosanta. Allora arriva il cambio, esce Stockel ed entra Karcic. PM in attacco. A terra Capraro, Cicilin, ci ha preso gusto. Seconda tripla consecutiva per l'ex Cividale. 42 a 58 più 16. Tirare di tripla tagliagambe per lo Socco. Babic manda a pari un piccione viaggiatore, voleva il fallo, forse anche ci stava. Inflazione di passi, ravvisata Karcic. Esce Rosmanet, entra Facchini. Capraro, Scarelli va tagliato con Cherubin, sorta di blocco, più alto uno slip. Facchini servito da Cherubin, non va la tripla, non arriva a rimbalzo Facchini. Rimessa quindi per il Socco, sotto di 16, 42 a 58, 5 minuti e 20 sul cronometro. Babic, tanto quello di Cicilin, l'ultimo tocco infatti del suo, rimessa del Socco con 10 secondi per andare al tiro. Babic riesce a servire in che maniera Kojanec, bruttissima palla per Karcic. Doglia, infrazione di passi. Insomma non hanno passi, ma Cherubin, Capraro servito da Cherubin, cambio difensivo, Babic su di lui, c'è infrazione dopo il palleggio. Qualche sbavatura dove è in grigio, però l'avevo detto, una partita non facile.
Capraro, triplo fuori dagli schemi, non va. Scarelli si impegna a rimbalzo, ma la palla finisce a Sossi. 2 contro 5, arriva Babic a rimorchio, prende e spara Babic. Cerca di riaprirla, però sembra che i buoi siano ampiamente scappati dalla strada del Soccol. Facchini. Cherubin, 5 secondi per andare al tiro, prende la tripla in faccia a Cacci, stoppato, poi Anez non vede l'azione, Scarelli recupera il pallone ma non riesce a concludere, allora può ripartire il Sokol, sempre sotto di 16 punti. Doglia, un rimbalzo di Karcic, porta la falla di Scarelli. Buono secondo per Karcic, 43-58. Facchini, servito da Cisilin, canestro funambolico dell'ex Falcon Star. 3-30 alla fine dell'ostilità. Babic, skip per Karcic. Non va la sua tripla, svita la lampadina Facchini, Cisilin, posizione di power play. Cherubin riesce a palla accompagnata, poi trova il Pertugio. 43-52 più 19, scusate, 43-62 più 19, credo sia il massimo vantaggio. Siamo negli ultimi 3 minuti di partita, Cesaro si aggrappa su Karcic, fallo sacrosanto, solo che è appena entrato in campo al posto di Scarelli. Doppio cambio per il Sokol. Escono Kojanec e Babic. Entra Coloni. No, Kojanec era già in panchina, è uscito solo Babic. Se segna esce Karcic. Partita mai persa, quindi per il Sokol, possiamo dirlo. Quindi bisogna risparmiare il giocatore di maggior valore. Due su due di Karcic, poi si accomoda in panchina. Entra Daneu. Suggerisce, faccio sotto Nizzo. Karcic, il Dirk Nowitzki della bassa. Beh, un paragone che ci sta di brutto. 45-62, manca 2 minuti e qualcosa, garbage time. Rubin non tira neanche se gli punti una pistola addosso, lui deve penetrare e sentire il contatto e trova un canestro d'autore, il canestro del più 20. 45-65 per recuperare anche il pallone. Sokol è negli spogliatoi. Capraro, 10 secondi per andare il tiro, Facchini. Non va la sua tripla. Vita Sardo con rimbalzo. Non va il tiro di Coloni, ancora Tessaro a rimbalzo. Tessarolo consegnato con Facchini. Più 19 per la PM, Cherubin
incoccia su un difensore, ha fatto specie aperto, trova un bel canestro. Cherubin, fallo, anzi no, passi Cherubin, ed escono Capraro e Cherubin. Bella partita di Capraro, a fase interna è bene anche Cherubin, applaudito da tutta la panchina Capraro. Anche Crobino, poi la panchina dei tifosi. È entrato Della Pozza, fratello di Enea Della Pozza. Provati. Tu a rimbalzo, forse c'era fallo. Ultimo minuto. Rosmanit per Tessarolo, che gioca tipo centro pallonotista. Praticamente lui il playmaker in campo, sta chiamando i giochi pur giocando da 5. Facchini, possiamo prendere il tiro, servito in angolo il giovane Bertossi, è andato anche lui nel tangolo di gioco. Coloni, ultimi 20 secondi, può andare fino in fondo il socco, il Krovatin di Potenza trova per i due punti della sua partita. Può andare fino in fondo la PM, buona la prima per coach Gregori. Muore con la palla in mano Tessarolo. Vince la palestra Monfalcone 66 a 47. Io vi ringrazio amici che ci avete seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Avete secondo me fatto un buon primo tempo. Nel terzo periodo una rimonta del Socco che mi ha messo un po' in difficoltà, però siete usciti bene. Ah, guarda, innanzitutto siamo partiti forti, quindi loro non si sono lasciati prendere un po' dallo spavento, quindi ne hanno giocato male e Canababi non segnava tanto da fuori. Quello che è successo invece nel terzo quarto, noi ci siamo un attimo seduti e abbiamo ceduto sia un po' in difesa concedendo anche qualche rimbalzo e soprattutto qualche tiro da fuori che li ha rimessi in scia. Nel momento in cui abbiamo giocato con più tranquillità, maggior pressione sulla palla, siamo riusciti anche ad andare in contropiede, attaccare il canestro, mettere finalmente qualche tiro da fuori, che oggi Tex proprio non aveva nessuna intenzione di buttarla dentro, una bomba con lui, due con Cisilin, là è cambiato ritmo, loro nel finale ovviamente erano cotti e pian pianino poi abbiamo gestito fino al più 20 finale. E due nomi interessanti, Tessarolo, il mio ex compagno di classe Cisilin, che ho avuto il piacere di vedere in campo dopo un anno e mezzo. Quanto sono importanti per te questi due giocatori, sia in quantitativo di punti, sia gestione dello spogliatoio? Guarda, soprattutto la seconda. E in spogliatoio sono il collante tra i, chiamiamoli vecchi, che non sono anche vecchi, si parla di ragazzi di 24-25 anni, e i giovanissimi di 18-19 anni. Creano gruppo dentro, fuori dal campo, sono quel valore aggiunto che ti aiutano sia a livello tattico, tecnico, e soprattutto nello spogliatoio per creare quella che è, continuare con la filosofia PM, divertirsi in un gruppo. Ultima domanda al volo, anche se c'è la sirena, situazione tattica che mi ha integrato molto, visto che sei partito e hai giocato tanti minuti con Capraro e Cherubin, che sono due playmaker puri, c'è possibilità nell'arco della stagione di vedere Capraro più da point guard e Cherubin fisso da guardia, cioè che non è il suo ruolo originale, però con quelle gambe che ha un po' di tiro da fuori di un giocatore di categoria superiore? Beh, assolutamente sì, oggi comunque tra le assenze avevamo un altro vecchio che mancava, che è il buon Porcari, che appunto lui è playmaker puro, quindi avendo una rotazione in quei pochi minuti che ha nelle gambe adesso, ovviamente mi posso ritrovare con Cherubin più da guardia e appunto con Capraro da point guard. C'è una volontà tua di, d'accordo con lui, di trasformarlo più da guardia o un'esigenza proprio tattica della partita? No, assolutamente. Il mio obiettivo di quest'anno è far crescere i giovani, appunto, che vengono dai vari settori giovanili monfalconesi, e soprattutto trasformare in guardia pura Cherubin.
Queste ultime battute, ringraziamo coach Gregori, ancora complimenti per la vittoria e in bocca al lupo per domani. Il segretario operativo a Prensa Trieste, domani è una partita molto importante. Molto, assolutamente, già una prima sfida a salvezza, quindi mi ritrovo con da una parte e dall'altra Monfalcone e Trieste correre su e giù, fare il bis questo weekend non sarebbe niente male. Tocca a naso Gregori, lo ringraziamo, vi ringrazio voi per la gentile attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata. Servito, per l'altra parte per sabato.